Benvenuti a tutti quanti a questa che è la terza puntata, il terzo messaggio sulla serie di Ruth. Avevamo visto che è una storia bellissima, è una storia d'amore, è una storia di amore e, come dice il titolo della serie, è una storia di amore e di fedeltà, in tutti i sensi. Sia l'amore tra Ruth e Boaz, sia l'amore e la fedeltà tra Ruth e Boaz, sia l'amore che Dio ha per noi e la fedeltà che Dio ha per noi. Avevamo visto che la storia inizia male, vero? Inizia con Elimelech che per fame emigra da Betlemme e va in Moab, e questo assieme ai figli e alla moglie Naomi, Malon e Chilion, e questo ha portato il fallimento della sua vita, perché lontano da Dio Malon e Chilion sposano delle Moabite, per cui delle pagane, cosa che Dio aveva vietato di fare, e da lì cominciano i funerali, muoiono tutti, muore Elimelech, muore Chilion, muore Malon. Naomi capisce che quella è la fine della storia sua e ritorna a Betlemme. Nella strada dice a Ruth e Orpa, le muore, ritornate alle vostre case. E Orpa prende e ritorna, e di lei non sappiamo più niente. Ruth rimane e dice: il mio Dio sarà il tuo Dio. In pratica crede nel Dio di Naomi. La fede di Ruth viene premiata, perché vi ricordate nella volta scorsa abbiamo visto che era andata a spigolare, nel senso a raccogliere le spighe di grano che rimanevano. Era proprio un'abitudine, era una legge che Dio aveva dato al suo popolo, che i bordi, i margini dei campi coltivati erano per le persone che erano ai margini della società, per cui per le persone povere, per le persone bisognose, per le vedove e per gli orfani. Allora avevamo visto che a un certo punto non soltanto le va a spigolare, ma incontra il boss della situazione, Boaz. E aveva lasciato Ruth che parlava con Boaz. Non basta, perché a un certo punto Boaz va da una parte, Ruth ricomincia a spigolare e arriva l'ora di pranzo. E qui c'è il racconto di cosa succede all'ora di pranzo. Ruth 2, dal versetto 14 al versetto 16. Poi, al momento del pasto, Boaz disse: vieni qua, mangia del pane e intingi il tuo boccone nell'aceto. E lei si mise seduta accanto ai mietitori. Boaz le porse del grano arrostito e lei ne mangiò. Si saziò e ne mise da parte gli avanzi. Poi si alzò per tornare a spigolare. E Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciate la spigolare anche fra i mannelli e non offendetela. Strappate anche da lei delle spighe per lei, delle spighe dai comuni, e lasciatele lì perché raccolga e non la sbirasci. Boaz già aveva fatto tantissimo per lui, già aveva fatto più del dovuto, perché il suo obbligo era quello di lasciare che i poveri spigolassero. E lui invece che cosa aveva fatto? Aveva provveduto a lei invece, dicendole: guarda, non ti preoccupare, tu tutte le mattine vieni qua. E siccome la mietitura era durata normalmente un paio di mesi all'epoca, tu per 2 mesi stai tranquilla, avrai cibo tutti i giorni. Aveva provveduto per lei anche dal punto di vista fisico, perché aveva detto: guarda, l'acqua non te la devi portare, non la devi andare a cercare, prendi quella dei nostri. Aveva provveduto alla sua sicurezza, perché aveva detto ai suoi servi: mi raccomando, non la sfiorate neppure con un dito. Anzi, aveva fatto di più, perché aveva detto a Ruth: guarda, figlia mia, l'aveva chiamata, stai insieme con i miei servi, mettiti insieme con i miei servi, così li stai al sicuro. Per cui lui l'aveva protetta in questa maniera. E in più di tutti l'aveva valutata davanti a tutti quanti, perché lui si era informato di quello che era stata la storia di Ruth, e aveva vantato tutto quello che aveva fatto di bello
davanti a tutti quanti. Boaz è il mezzo con cui Dio stava rispondendo a due preghiere. La prima preghiera era una preghiera che aveva fatto Naomi uscendo da Moab. Aveva pregato, aveva detto: il Signore sia buono con voi, come voi che siete, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. L'aveva detto a Ruth e ad Orpah, pensando che Ruth e Orpah sarebbero ritornate. E invece Ruth era rimasta con lei, ma il Signore stava, era buono in questo momento con Ruth. E poi c'era stata una preghiera che aveva fatto Ruth quando aveva detto a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. Ruth era stata quasi incredula nel vedere le benedizioni che arrivavano, perché lei aveva fatto questa preghiera con fede. Però forse non si aspettava che le benedizioni fossero così immediate, con il boss, il capo dei capi, Boaz, che viene direttamente a parlare con te e ti dice tutte queste cose: rimani qua, proteggiti insieme con le mie serve, prendi l'acqua attinta dal pozzo. E aveva detto a Boaz: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? Però Ruth avrebbe dovuto abituarsi all'idea di avere un Dio che è grande, che è enormemente grande. Boaz già gli aveva detto: guarda, tu sei venuta a rifugiarti sotto l'ala di questo Dio. E questo Dio stava facendo sì che la vita di Ruth fiorisse, che le benedizioni fiorissero. Ora, all'epoca di Ruth, gli operai non mangiava insieme con il capo, così come i servi non mangiavano insieme con i padroni, gli stranieri non potevano proprio mangiare per niente con il popolo di Dio, e le vedove normalmente non venivano invitate nei banchetti. Per cui non è che era una situazione molto semplice per Ruth. E invece vediamo che Boaz sconvolge tutta questa tradizione che veniva portata avanti, perché fa chiamare una donna, vedova, straniera, pagana, e gli dice di immergere il boccone nell'aceto. All'epoca nostra gli avrebbe detto: immergi il boccone nel ketchup o nella maionese. Però all'epoca l'aceto era un condimento molto pregiato, per cui in pratica quando tu indigevi che dava più sapore, era la leccornia, la cosa più buona da mettere in tavola, quella che condiva meglio il cibo con cui tu mangiavi. E gli dice: vieni qua, mangia del pane e intingi il tuo boccone. Oltre a questo, dà un ordine ai servi, ribadisce che non la devo toccare, e gli dice: guardate, non soltanto la dovete lasciare spigolare nel campo, dovete andare a farvi prendere, ma lasciate che prenda anche le spighe dai mannelli. Ora, chi ha cultura contadina come me sa che cosa sono i mannelli e che cosa sono i covoni. Quando si facciava a mano, quando si mieteva a mano, che cosa si faceva? Si mieteva, e ogni mietitore faceva un mannello, che era un piccolo gruppo di spighe, e lasciava nel campo. Poi passavano dietro altre persone, raccoglievano tutti quanti i mannelli e li mettevano in dei gruppi più grandi che si chiamano covoni, per cui in pratica prima c'erano i mannelli e poi i covoni. Boaz cosa dice? Guardate, lasciate che Ruth spigoli anche tra i mannelli, cioè quando voi lo mettete per terra, lasciate, se lei prende e stacca qualche spiga dal mannello, non gli dite niente, non la sgridate. E dice molto di più: guardate, quando portate i mannelli al covone, li mettete insieme, nel frattempo che guardate, fate una cosa, senza farmi vedere magari, questo non c'è scritto sulla Bibbia: strappate un po' di spighe, fatele cadere, proprio magari quando passate vicino, così poi posso prenderla e raccoglierla. Sapete, quando Dio fa le cose in grande, non gli basta il minimo indispensabile, soltanto quello che serve.
mi dai il prossimo versetto? Giovanni 1,16, abbiamo visto che abbiamo letto Giovanni 1,14 e durante l'adorazione leggiamo Giovanni 1,16. Giovanni 1,16 dice così: infatti dalla sua pienezza, dalla pienezza di Gesù, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, grazia su grazia. E Paolo aggiunge questo in Prima Timoteo versetto 1 al versetto 14: la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Vedete, Paolo è molto importante questo versetto, perché Paolo lega la sovrabbondanza delle benedizioni a una cosa ben precisa, come dice il versetto, con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. All'epoca non c'era Gesù, per cui c'era Dio, cioè Gesù c'era ma non era entrato ancora in campo, e la fede di Ruth era quella in Dio. Allora le sue grazie sovrabbondavano perché lei aveva fede in Dio. Ruth sta ricevendo grazia su grazia perché lei ha pregato con una fede così grande che ha detto: io sono sicura che ci sarà qualcuno che mi darà grazia, da cui andrò e che mi darà aiuto, che mi lascerà prendere il grado. Ed ora la sua preghiera veniva esaudita in una maniera che era molto più di quella che si sarebbe mai immaginata. Non solo aveva trovato il campo dove andare a spigolare, dove prendere, ma il padrone del campo l'aveva autorizzata a prendere ciò che voleva tutti i giorni. Il capo l'aveva protetta, il capo si era occupato delle sue necessità, l'acqua, e adesso la invitava perfino a pranzo. E non soltanto a pranzo, ma vedremo che gli fa portare pure via il cibo. Forse sei in un momento dove esci la mattina e non sai realmente se riuscirai a sfamare la tua vita, sia dal punto di vista fisico, spero di no, spero che nessuno in questo momento che in questa chiesa abbia problemi. Forse c'è qualcuno che ci ascolta in un podcast o ci vede in un video che ha veramente fame, oppure è un altro tipo di fame, è una fame spirituale, qualcosa che senti che manca, qualcosa che non va nella tua vita o nel tuo rapporto tra te e Dio. Ti dico, tutto dipende da come esci la mattina di casa, tutto dipende da come inizi la tua giornata. Se esci con il timore per il giorno che viene o con la fede di Ruth, con il timore per quello che accadrà o con il sono sicuro che Dio provvederà oggi, sono certo perché Dio mi ama. Se quella che cerchi è una grazia che sovrabbondi le tue aspettative, perché tu stai chiedendo una cosa e Dio normalmente te dà in sovrabbondanza, allora abbi una fede come quella di Ruth, una fede che vede oltre il momento attuale, l'ora e l'adesso, ma nel piano più grande di Dio, che sa che a un certo punto della tua vita la benedizione arriva. Ruth pur non conoscendo ancora bene il Dio di Naomi, perché in fondo era una neocredente, non aveva fatto aveva fatto una confessione a Naomi, ma probabilmente nessuno sapeva che lei era diventata credente, ha creduto in anticipo alle benedizioni del Signore. Quello che si dice sempre, che viene ripetuto spesso, di pregare, di ringraziare Dio per quello che farà, non per quello che, anche per quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che farà, perché lui è un Dio presente, così come ha detto bene, come è stato detto durante la predicazione, la adorazione da Simone, Gesù non è andato via, ma Gesù è venuto qua per stare con noi e per affrontare i problemi insieme. Per cui noi possiamo essere sicuri che quando usciamo la mattina, Gesù è al nostro fianco, è vicino a noi. Oppure, invece, è pure possibile che in questo momento tutto ti vada bene. Una bella famiglia, una situazione economica buona, la tua
quale va bene, preghi, sei in contatto, una favola. Capita veramente qualche volta, capita qualche volta, Dio ti sta benedicendo, sia materialmente che spiritualmente. Bene, sei nella migliore situazione, sei il miglior candidato perché Dio possa trasferire le benedizioni che ha dato a te ad altri. Il credente non è altro che un canale tramite cui Dio riversa le benedizioni su altre persone. Dio ha qualsiasi possibilità di fare cose, ma la cosa che ama fare è dare ai suoi figli così che i suoi figli diano ad altre persone. Perché questo ci toglie l'egoismo, il fatto di avere, il fatto di dire mio. Noi nasciamo con l'istinto del mio. La prima cosa che dice un bambino uscendo e quando comincia a parlare non è mamma o papà, è mio. Chi è stato genitore lo sa che la prima cosa che impara un bambino è la parola mio. Noi nasciamo egoisti e Dio vuole proprio questo, vuole togliere l'egoismo da dentro di noi, strapparlo per essere altruista. Perché? Perché lui è il campione dell'altruismo. Lui ha dato suo figlio innocente per noi, più altruista di così. Boaz è un uomo di Dio. Boaz è quello che arriva la mattina nel posto di lavoro e ai suoi lavoranti dice: il Signore sia con voi. Ve lo ripeto, vi piacerebbe un posto di lavoro dove arrivi e il capo ufficio ti dice: il Signore sia con te. Sarebbe bello. Ho già detto altre volte che la benedizione economica, la ricchezza, non è un indice del fatto che Dio è dalla nostra parte. Nel senso che non è che se tu sei ricco Dio ti ama e se tu sei povero Dio non ti ama. Dio non ti ama né se ti ama sia che sei ricco sia che sei povero. Qualche volta la ricchezza che Dio ti dà serve perché tu la metta a disposizione di altre persone che sono vicino a te. Certo, è Dio può benedire anche economicamente la tua vita, ma il fine non è di benedire te, ma di benedire quelli che avranno contatto con te e che sono in una situazione economica o di vita o spirituale che è inferiore alla tua e che stanno cercando soluzioni. È certo che Dio può benedire anche te se vede un cuore che sia disposto a dare piuttosto che a rubare. Un cuore che sia disposto a dare piuttosto che ad accumulare. Questo non significa che sarai ricco se sei generoso, eh? È possibile che lo diventi, se lo auguro. Ma che tu sarai benedetto se sei generoso, quello sì, assolutamente. Dio ti benedirà se tu sei generoso, sia che sei generoso con il tuo tanto o che sei generoso con il tuo povero. Vi ricordate Gesù che disse alla vedova che mise i due spiccioli nell'offerta? Non vantò il ricco che era andato a dare l'offerta, che se l'ha fatto vedere che metteva dentro il foglio da 500 euro, ma disse della vedova che era andata a dare i due centesimi, dicendo: quella ha dato tutto quello che aveva, brava, e ha vantato lei. È chiaro che non stava vantando la quantità di soldi che veniva data al tempio, ma stava valutando la qualità del cuore di chi stava dando al tempio. Questo passo della Bibbia dimostra proprio questo, che tu sei povero, che sei ricco, Dio ti benedice alla stessa maniera secondo l'attitudine che hai nel tuo cuore. Ci troviamo di fronte a due persone, Boaz che è ricco e Ruth no. Boaz è pieno di soldi, pieno di terre, Ruth è lì perché ha fame e cerca di sfamarsi. Boaz è ricco e Dio lo ha benedetto per via della sua ricchezza, per via della sua generosità, perché ha un cuore disposto a dare e non soltanto a ricevere. Ruth è povera, ma Dio la benedirà
Perché alla stessa maniera di Boaz, ha un cuore che è pronto a dare, non soltanto a ricevere. Infatti, mi dai la prossima slide? I fratelli dei serventi dicono così. Ruth 2, da 17 a 18. Così lei spigolò, Ruth spigolò nel campo fino a Sina. Batté quello che aveva raccolta e ricavò un efa addosso. Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che aveva spigolato. E Ruth tirò fuori quello che le era rimasto del cibo, la quale essersi saziata, e glielo diede. Insomma, c'aveva la busta del cane. Allora, all'epoca già si faceva la busta del cane. Ora, considerate che un efa di orzo sono circa 35 litri di orzo, che a seconda del peso specifico dell'orzo sono una cinquantina di chili, per cui a parte che era bella tosta per portare via 50 litri, 50 chili d'orzo, ma un efa di orzo corrispondevano più o meno a 2 settimane di stipendio di un lavorante, perché siccome venivano pagati in natura, chi lavorava gli davano metà efa ogni settimana, per cui 2 efa era un efa, erano 2 settimane di stipendio. Lei l'aveva fatto in un giorno solo. In un giorno solo. Che cosa fa? Avrebbe potuto arrivare da Naomi e dirgli: guarda, siamo in 2, mezzo efa a me, mezzo efa a te. Perché giustamente ho faticato il proprio, e sarebbe stata nel suo, avrebbe, tutti avrebbero detto: ah, che brava, pensa, lei ha faticato, però regala me la metà della sua fatica alla socia. E invece no. Ruth arriva e è la prima che va da Naomi e dice: guarda quanto ho fatto. Ma non basta questo, ha il suo sacchettino e gli dice: guarda, sai, ho anche mangiato insieme con il capo, e mi ha fatto mangiare bene, però ho salvato alcune cose per te, guarda, queste sono quelle cose che ho salvato per te. Apre il suo cesto, la busta, quello che ha avuto in poteto, e fa mangiare la rana. Dio benedice tutte perché ha una grande fede, ma anche perché ha un cuore generoso così. Ha un cuore completamente aperto, che non dà che dà e non trattiene. A questo punto però Naomi diventa curiosa di sapere da dove viene tutta questa benedizione, perché è andata a spigolare in un luogo miracoloso. Perché se tu in un giorno riesci a fare 2 settimane di raccolto di stipendio di un normale lavorante, è un posto meraviglioso, un campo dove ti fanno pure mangiare e ti fanno portare via pure le cose. E dalla prossima stai. La suocera, Naomi, le chiese: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza. E Ruth disse alla suocera, presso chi aveva lavorato, aggiunse: l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. E Naomi disse alla sua nuora: sia egli benedetto dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare a me la bontà che ebbe verso i nostri. E aggiunse: quest'uomo è un nostro parente stretto, è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Ma c'è da spiegare un attimo che cos'è il diritto di riscatto. Il diritto di riscatto era una serie di leggi che il Signore aveva dato al suo popolo in Levitico. C'erano tutta una serie di leggi che consentiva alle famiglie di mantenere il possesso delle terre, delle case e delle persone, se una persona diventava improvvisamente povero e era costretto a vendere le proprie proprietà, oppure se una persona, un uomo, capo famiglia, moriva. Che cosa succedeva? I suoi parenti stretti potevano andare dalla persona a cui era stata venduta la terra o la casa e dire: guarda, per lo stesso prezzo la prendo io che sono parente. E era nella legge. Esiste ancora, anche in Italia si chiama diritto di prelazione.
succede tra i confinanti, i contadini confinanti con due terreni, che se uno vende il terreno a fianco, prima lo deve dire a te perché ha gli stessi soldi, lo prende lui. Questo valeva anche per le persone, perché se una persona moriva, chiaramente, che cosa fosse un uomo prima, lasciava probabilmente una vedova o delle vedove, perché vi ricordo che era un po' un momento drammatico, cioè prendevano più mogli, lasciava delle vedove e lasciava dei figli. Allora la persona poteva presentarsi dicendo: ok, io pago le proprietà del mio fratello, del mio cugino morto, e in più prendo tutta quanta la sua famiglia. Questo che cosa assicurava? Che la famiglia rimaneva padrona della terra, e alle vedove e ai figli aveva provveduto una casa con cui dove stare, del cibo, per cui non sarebbero morti di fame. Questo era quello che era il diritto di riscatto. Ora, quello che sulla nostra Bibbia è tradotto con la frase "hanno su di noi diritto di riscatto", nell'originale ebraico è una parola. Tutta questa frase è una parola. Gaal. Gaal. In altre parti della Bibbia Gaal è tradotta in una maniera differente. Questo vi faccio un esempio solo. Giobbe 19:25. Ma io so che il mio Redentore, Gaal, vive e che alla fine si alzerà dalla polvere. Per cui Gaal significa Redentore. Cominciate a capire dove vuole andare a parare la parola del Signore, Redentore. Gaal significa semplicemente Redentore. Nelle Bibbie inglesi ho controllato, è rimasta proprio la parola Redeemer, Redentore. Noi in italiano abbiamo fatto questa lunga giro di parole. C'è però una cosa. Naomi dice una cosa imprecisa, perché lei dice che era un parente stretto. Non era vero. Boaz non era un parente stretto. Perché parente stretto significa che o sei fratello o sei cugino. Boaz invece era un parente molto più lontano di questo grado di fratello. Sì, era parente, ma non era né fratello né cugino, non era consanguineo. Era parente, ma alla lontana. E Ruth non era ebrea, per cui questa legge valeva esclusivamente per le persone che erano ebree. Ruth era moabita, per cui lui significa che legalmente Boaz non era tenuto a riscattare Naomi e Ruth, non era tenuto ad andare a pagare i soldi per prendere le terre di Elimelech, prendendosi anche Ruth e Naomi. Se lo farà, chiaramente lo farà, non lo fa per obbligo, non lo fa per l'interesse, lui già era ricco di suo, ma per compassione, per grazia e per amore. Se lo farà, quando lo farà, non lo farà perché è interessato alla terra. Poi vedremo, c'è chi è interessato alla terra nei prossimi capitoli, alla terra di Ruth e di Naomi, ma lui lo fa per compassione, per grazia e per amore. Ora, vi ricordate che nella genealogia di Gesù, che sta in Matteo, ci sono tre donne, una è Maria, e le altre due, vi ricordate i nomi? Rahab e Ruth. Allora, Rahab, vi ricordate che il mestiere di Rahab qual era? Yes. La prostituta. Era una prostituta a Gerico. Era una prostituta a Gerico che fece entrare le spie di Giosuè e permise alle spie di andare a vedere, di fare il sopralluogo di Gerico, per poi attaccare Gerico. Vi ricordate il muro di Gerico? Cadono verso il terreno che ci sono, l'hanno trovato, l'hanno trovato veramente, le mura di Gerico cadute all'esterno. Questa è archeologia biblica.
chi era Rab? La mamma di Boaz. Rab, la prostituta, era la madre di Boaz. Boaz era figlio di una donna che Dio aveva salvato non perché è portato fuori da Gerico per salvarla prima che fosse distrutta Gerico, che era stata perdonata pertanto da Dio, che era stata accettata nella famiglia di Dio non per i suoi meriti, era prostituta, ma perché per compassione, per grazia e per amore. Per compassione, per grazia e per amore. Rahab era stata salvata per questo. Rahab aveva generato Boaz. Ora, Boaz era cresciuto in una famiglia del genere, con Rahab, che sicuramente aveva detto: il Signore mi ha salvata, perché mi ha portato via dall'essere la prostituta, una prostituta, e mi ha salvato dalla distruzione del genere. Ed in genere morivano quasi tutti, se ne salvarono pochissimi. Per cui Boaz è vissuto nella certezza che Dio vede il cuore, e anche se sei una prostituta dentro una città che è destinata ad essere distrutta, perché è una città piena di peccato, lui ti salva, lui è il tuo redentore. Boaz non stava facendo altro che applicare a Ruth la legge d'amore che aveva vissuto e visto nella sua vita di vivente, e la stava applicando agli occhi di molti era una persona che non aveva nessun valore: a una donna, a una vedova, a una straniera, a una moabita, eppure con una suocera acida. Per cui la stava applicando a questa persona. Boaz stava vedendo oltre, stava vedendo al di là, stava vedendo oltre per compassione, per grazia e per amore. Ti voglio domandare: come eri tu prima che Gesù ti salvasse? Come eri? Eri amabile? Eri degno o eri degna? Eri puro o eri pura? Se hai risposto a qualsiasi cosa di queste tre con un sì, devo dirti che eri anche bugiarda, o eri bugiardo, lo sai ancora. Gesù tecnicamente non era tenuto a riscattarti. Gesù tecnicamente non era tenuto a riscattarti. Non è di parte della sua famiglia. Non è di parte della famiglia. Paolo lo dice bene in Efesini 2 capitolo 3, dice: eravamo per natura figli di ira come gli altri. Per cui non eravamo figli di Dio, noi eravamo figli di ira. E chi è il padre dell'ira? Satana, il maligno, l'avversario. Noi eravamo quelli, noi eravamo figli di Satana. Ci chiamiamo per accompagnare la musica. Ma Gesù ha fatto quello che ha messo nel cuore di Boaz con te, con me. Guardare oltre, vedere il tuo cuore, vedere il tuo dentro, essere il tuo è stato il tuo redentore non per obbligo, non perché doveva riscattarti per forza, perché non facevi parte della sua famiglia, eri assolutamente lontano, ma per compassione, per grazia e per amore. Se sai questo, come deve cambiare la tua vita attuale verso gli altri? E tu sei stato salvato? Per compassione, per grazia e per amore. La tua vita, come fai perché la tua vita rispecchi la compassione, la grazia e l'amore con cui sei stato salvato e con cui sei stato trattato? Oppure, se non l'hai ancora accettata, se non hai preso ancora una decisione, come deve cambiare cosa deve cambiare in te per accettare quel dono che Gesù ha offerto gratuitamente, non obbligato, come unico redentore per riscattarti, pagando un prezzo altissimo, ma non era obbligato, e l'ha pagato per compassione, per grazia e per amore. Ruth accettò il consiglio di una credente,
Ruth accettò il consiglio di una credente che era Naomi, una credente anche amara. Mi dai la prossima slide? Perché una credente amara, una credente, sa dare dei buoni consigli. E Ruth è questo quello che Naomi consiglia questo a Ruth. Ruth 2, versetti 21-23. E Ruth, la Moabita, disse: mi ha anche detto, rimani con i miei servi finché abbiano finita tutta la mietitura. E Naomi disse a Ruth, sua nuora: ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo. È un buon consiglio, è un buon consiglio. Ascolta i consigli anche di persone che sono amare, ma che sono credenti, perché tramite altri credenti Dio spesso illumina la tua vita. Lei rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orzo e del frumento, e abitava con suo suocero. Qualsiasi sia la tua vita adesso, qualsiasi fame, fallimento, funerale o fine stai attraversando, rimani nel campo di Gesù. Prendi lo stesso consiglio che ha preso Ruth da Naomi. Rimani nel campo di Gesù. Coltiva la sua presenza, sviluppa un cuore pronto a dare e soprattutto abbi fede in colui che come Redentore è venuto a salvarti non per obbligo, ma per compassione, per grazia e per amore. Andiamoci a pregare. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare della tua compassione, della tua grazia e dell'amore che hai nutrito verso me e verso tutti quelli che hanno creduto in te. Tu non eri obbligato, Signore, a venire a salvarmi. Tu non eri obbligato a scendere, perché non facevo parte della tua famiglia, ma facevo parte della famiglia di coloro che sono irosi, la famiglia di Sandra. Tu invece, Signore, hai voluto, hai deciso, perché ero un tuo parente da lontano in quel momento, ma hai deciso lo stesso di pagare perché io potessi essere salvo. Se tu sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, delle mie parole che ne sono tramite il Signore mi sono state date, prega con me nel tuo cuore queste parole. Signore, io lo so che tu sei venuto per riscattarmi, che tu hai voluto che io facessi parte della tua famiglia quando ero parte di una famiglia differente. Io voglio ringraziarti per questo. Voglio guardare oltre. Voglio vedere il cuore degli altri. Voglio essere pronto a dare, non soltanto a ricevere. E Signore, soprattutto voglio uscire ogni giorno sapendo che tu sei presente, sei al mio fianco e che le tue benedizioni, quando io faccio il tuo volere, sono immense. Ti prego, Spirito Santo, di stare al mio fianco in tutto questo.